Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi sono vestita di rosso, ho la spilla con l'albero di Natale, c'è cioè vicino a me una fantastica renna. Secondo voi perché? Perché questo è un video tag sul Natale. È un video in collaborazione con il gruppo Facebook The Fashionist Girls. Ormai, se avete visto qualche video precedente, sapete che ogni tanto facciamo un video in collaborazione e questo in particolare è un tag che si chiama Profumo di Natale. Vi lascio in descrizione le domande, vi lascio in descrizione il link del gruppo Facebook e i link di tutti i canali che partecipano a questo tag. Detto questo, partiamo subito con le domande. La prima: che profumo senti nell'aria che ti ricorda il Natale in questo periodo? Io in questo periodo nella mia città sento tantissimo nell'aria profumo di mandorle tostate e di zucchero filato. E questo è un profumo che io associo al Natale, perché comunque queste fiere nella mia città vengono fatte principalmente sotto le feste e quindi sentire nell'aria lo zucchero filato e le mandorle mi ricorda veramente il periodo di Natale, quindi lo associo. Seconda domanda: albero vero che profuma di bosco o albero artificiale? No, io ho sempre avuto l'albero artificiale, lo preferisco anche perché con tutti i problemi che ci sono di disboscamenti e cose del genere, è meglio gli alberi veri lasciarli dove sono e utilizzare un albero artificiale. Terza domanda: essenza che utilizzi per profumare la tua casa? Io non amo tanto le essenze profumate, devo dire, in casa perché mi fanno venire mal di testa. Però, se trovo un'essenza magari un po' più delicata, che non sia troppo forte, mi piace molto il profumo della cannella oppure del mandarino. Quindi queste due essenze mi piacciono molto per casa, soprattutto in questo periodo. Domanda 4. Candele del periodo. Io le candele che utilizzo in questo periodo non sono tanto le candele profumate, ma sono più quelle candele che hanno magari la forma dell'albero di Natale piuttosto che del pupazzo di neve. Ho una serie di candele di questo genere, però non sono candele profumate, sono candele decorative, diciamo così. Poi, quinta domanda: durante il pranzo o la cena, ami le candele profumate o in odore? No, io preferisco le candele in odore perché se sono profumate, come dicevo prima, mi fanno venire mal di testa, soprattutto poi se sto mangiando, se sono a tavola, quindi preferisco che non abbiano la profumazione. Il profumo che ami indossare nelle feste. Io nelle feste utilizzo lo stesso profumo che utilizzo anche quando non siamo sotto le feste, che è il J'adore. Io utilizzo questo tipo di profumo da tanti anni, mi piace tantissimo e credo che sia proprio il mio profumo, perché sulla mia pelle veramente mi piace da morire. Quindi J'adore sotto Natale, J'adore sotto Pasqua, J'adore d'estate, in inverno, qualsiasi periodo dell'anno, J'adore. Settima domanda: che profumi arrivano dalla tua tavola al giorno di Natale? Allora, io il giorno di Natale lo passo da tantissimi anni ormai con i miei suoceri, quindi diciamo che è dalla loro tavola che arrivano dei profumi, non dalla mia, perché comunque sono sempre a casa loro, comunque con la famiglia del mio compagno, che ormai dopo 20 anni è anche la mia famiglia, comunque insomma siamo sempre da loro. E dalla loro tavola arrivano veramente dei profumi fantastici. Prima di tutto il ragù di mia suocera associato ai suoi ravioli, che sono qualcosa di spettacolare perché sono veramente buonissimi. Quindi ragù con i ravioli, poi arrivano dei profumi di arrosto, di coniglio, comunque di tutte cose buonissime, anche di spezie tipo rosmarino, il timo, tutti questi profumi veramente deliziosi. E poi arrivano profumi di dolci, quindi di panettone, di zucchero a velo, di cioccolato, di torrone. Di mandorle tostate, perché io comunque da un po' di anni a Natale ho preso l'abitudine di fare il croccante con le mandorle, quindi anche questo profumo mi ricorda il Natale, il profumo del panettone, quindi insomma tutti i profumi veramente squisiti. Quindi insomma questi sono tutti i profumi che arrivano dalla nostra tavola al giorno di Natale, sono tutti squisiti. Andiamo avanti con l'ottava domanda: che profumo ti porta la tua infanzia al giorno di Natale?
Sicuramente il profumo del panettone genovese fatto in casa. Noi abbiamo nella mia famiglia una tradizione antichissima. Facciamo da sempre, tutti gli anni, il panettone genovese in casa. E devo dire che ha veramente un profumo favoloso ed è per me quello il profumo di Natale e mi riporta alla mia infanzia, perché noi lo abbiamo sempre fatto fin da quando ero piccola, quindi io mi ricordo che quando il panettone era appena sfornato e faceva questo profumo delizioso, io comunque associavo questo profumo al Natale. Quindi per me il profumo del panettone è il profumo di Natale. E quindi è una cosa che, oltre ad associare al Natale, associo anche alla mia infanzia, perché comunque l'ho sempre sentito fin da quando ero piccola. Ma c'è un altro profumo che mi ricorda la mia infanzia ed è il profumo del brodo con i cappelletti. La zia di mia mamma, la zia Yolanda, che purtroppo non c'è più, quindi non posso salutare in questo video perché non c'è più, ma la porto sempre nel cuore, lei faceva il brodo con i cappelletti, perché noi a Natale, andavamo sempre da mia nonna, ma poi la sera la passavamo invece con questi zii, quindi arrivavamo lì e molto spesso era ora di cena, lei stava cucinando i cappelletti in brodo e io sentivo l'odore del brodo, il profumo del brodo, e quindi anche questo mi riporta alla mia infanzia, quindi due profumazioni che davvero per me hanno qualcosa di tanto, grande e affettivo, quindi non sono solo due profumi, ma sono proprio due ricordi molto belli. Ultima domanda: nei tuoi momenti di relax, bagno, doccia, che profumi utilizzi? Creme corpo, bagni schiuma, eccetera? Allora, io utilizzo molto spesso profumazioni, di bagno schiuma, di creme, insomma, a base di cocco o a base di mandorla, perché sono due essenze che mi piacciono tantissimo sulla mia pelle, quindi come diciamo bagnoschiuma, come crema, mi piace molto il cocco o la mandorla. E però devo dire che sono due tipi di profumazioni che io utilizzo anche in altri periodi dell'anno, quindi non solo sotto le feste, ma proprio anche in altri periodi. E sono forse le uniche due profumazioni che utilizzo costantemente. Poi magari ne provo delle altre nel corso dell'anno, insomma, qualche volta mi capita. Però quando vado a comprarmele io, diciamo, quindi non mi vengono regalate, ma scelgo io, solitamente scelgo cocco o mandorla. Poi tagga 5 persone. Ecco, qui è stato specificato di taggare 5 persone che siano esterne al gruppo Facebook, del gruppo appunto The Fashionist Girls, perché loro sono già tutte taggate, quindi siamo tutti taggati, diciamo, in questo gruppo. Quindi io devo taggare 5 persone che non facciano parte del gruppo. Quindi io taggo. Taggo queste 5 persone. Se fate il tag, magari fatemelo sapere, così qualora mi sfuggisse il vostro video, io lo vado a vedere. Vi mando un bacio, vi do appuntamento alla prossima. Mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, mettete un like se vi è piaciuto. Vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!